Sono finalmente partiti i lavori di ripristino del manto stradale di Sestato in seguito alle opere per la metanizzazione del territorio di Albanella. I lavori interessano un primo tratto di strada lungo via Roma ad Albanella, capoluogo. A chiedere alla ditta esecutrice dei lavori per il metano, la malfitana gas, il ripristino integrale dei tratti stradali, pena l'addebito di eventuali risarcimenti per danni a persone e cose e la richiesta di intervento, delle autorità competenti era stato il sindaco di Albanella Renato Iosca. La ditta, dopo aver completato i lavori, non aveva proceduto al ripristino: lo stato dei luoghi, lasciando le strade piene di avallamenti e buche, in corrispondenza degli scavi effettuati. In alcuni casi si parla di vere e proprie voragini, pericolose per l'incolumità dei cittadini e causa molto spesso di incidenti e guasti alle auto. Le richieste di intervento alla Marfitana gas erano state inviate dal comune di Albanella già nell'aprile del 2014 in seguito ai lavori eseguiti in località Borgo San Cesario, lungo la provinciale 334. In quel caso anche la provincia di Salerno, che dà competenza sul tratto viario, venne informata della situazione con richiesta di intervenire. Da allora sono stati diversi solleciti inoltrati dal Comune fino all'ultimo datato 15 gennaio 2016. Vice Sindaco, siamo proprio sul cantiere. Sono in corso i lavori di ripristino del manto stradale dopo gli interventi di metanizzazione. Questo è il primo lotto. Sì, questo è il primo lotto, poi dopo il, dopo il collaudo verrà fatto il secondo lotto sempre via Roma e verranno completate tutte le strade dove è passata la materializzazione. Ci sono state un po' di polemiche sulla viabilità a causa del dissesto stradale. Eh, I tempi del ripristino definitivo di... Ma penso ci vuole un bel po', io penso una cosa che Albanella oggi è un cantiere, un cantiere aperto sulla metanizzazione, sull'acquedotto, efficientemente energetico, oramai è concluso l'efficientemente energetico, perciò io penso che è meglio avere delle state più sicure dopo che andare di corsa e non avere le state sicure.